Nella seconda parte, nella parte iniziale di questa seconda parte, non potrò coinvolgere molto Francesco Livorti, perché chiaramente aveva pochi elementi di conoscenza rispetto a Gianni Corsolini. Ma io, quando ieri sera ho saputo la notizia che mi è arrivata da tante persone del mondo della pallacanestro, ho subito puntato a un vecchio amico che ho ritrovato recentemente in un ristorante della periferia bolognese. Io ero talmente rimbambito che lui era seduto a un metro da me, non mi ero neanche accorto che ci fosse, con Gianni ha lavorato più direttamente di quanto non abbia fatto io. Gianni Corsolini, il papà di Luca, il nostro collega che è andato a Varese ieri, e questo è in una foto da giovane, quando probabilmente Stefano Stagni, che voglio salutare, è collegato con noi via Skype, lo ha conosciuto, perché Stefano ha avuto un rapporto di lavoro da responsabile ufficio stampa collega con la nascente, l'appena nata Lega Pallacanestro, negli anni 70. Io poi ho avuto lo stesso rapporto di lavoro in una Lega diversissima all'inizio degli anni 90. Stefano ha condiviso, da allenatore, da giornalista, da appassionato di pallacanestro, molti passi assieme a Gianni Corsolini, che era già uno dei capi di questo movimento che stava esplodendo. Io lo saluto, lo ringrazio per essere presente al nostro Sport Day by Day, perché secondo me non c'era persona più adatta di lui a ricordare chi è stato Gianni Corsolini. Intanto buonasera a Stefano Stagni. Buonasera Alberto e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Ci racconti la prima volta che l'hai visto, che cosa ti ricordi di un primo approccio con Gianni? Allora, Gianni, ti ringrazio della presentazione. Effettivamente io sono stato un suo collaboratore negli anni che sono presidente della Lega Basket, che era via Fontana, strada nel piano centro di Bologna, vicino a San Carlo, via Polese, proprio la vecchia Bologna. E lui è stato presidente in quegli anni, fine anni 70, e diciamo, a fronte dei bolognesi, voleva un presidente che fosse amico dello sport e un appassionato, come è stato Gianni Corsolini. Cioè Gianni Corsolini, secondo me, è semplice segnare lavoro e passione. Ecco, questo è Gianni Corsolini. Lavoro e passione sia nella pallacanestro, che è stata la sua vita, però lui è stato un po' come tanti all'epoca, che ritenevano che la pallacanestro potesse essere il divertimento, non il primo lavoro. Perché nella realtà di fatto, anche se in tanti episodi della sua vita, soprattutto all'inizio, era realmente 80% della sua vita, anche quando era presidente della Lega Pallacanestro, lui non viveva di pallacanestro, lui è sempre stato un dirigente, un manager aziendale, e quindi io l'ho conosciuto prima, poi essere presidente quando a Trump, perché assolutamente come addetto Trump, e della Lega Pallacanestro, poi l'avevo già conosciuto prima allenatore, perché lui era stato anche lui allenatore prima di diventare dirigente della pallacanestro, e quindi chi era stato come me giocatore più o meno semiprofessionista e dopo tentavo anch'io la carta della professione dell'allenatore, e quindi proprio in quegli anni dell'arrivo in Lega io ero stato aiuto di John McMillan nella fortuna di Serie A, e lui aveva, quando aveva tempo, aveva ancora la voglia di frequentare le palestre, soprattutto la mitica palestra della Furla, di via San Felice, e quindi la mia conoscenza con lui è avuta lì. Poi professionalmente, come lui è diventato presidente e aveva chiamato al suo fianco un amico comune, Guido Martinelli, che lui era appena laureato in giurisprudenza, Guido era un compagno di università, e venne fuori il mio nome, col beneplacito di Bonetti, il mitico Bonetti, presidente del comitato regionale per il quale io ho fatto stampa a Federazione Pallacanestro, mi prestarono alla Lega, e quindi divenni l'uomo della comunicazione del presidente, quindi anche di Gianni Corsolini, che a settembre poi del 79 se ne andò, e quindi poi iniziò l'era moderna. Però Gianni Corsolini sicuramente è stato il primo che ha cercato di cambiare la pallacanestro e farla diventare una professione. Ecco, io ho appartenuto dal punto di vista delle associazioni del basket al secondo periodo, quello nel quale la politica fa irruzione nella pallacanestro
Io vengo assunto in Lega negli ultimi due mesi della presidenza di De Michelis, perché intanto era scoppiata Tangentopoli, De Michelis se ne stava andando, io sono entrato e subentrò Giulio Malgara, quindi tutto si spostò più sugli aspetti economici del basket, ma era un basket molto importante anche perché il consesso dei proprietari si era arricchito di Raul Gardini, per esempio, di Gianmario Gabetti, della famiglia Benetton, di Beppi Stefanel, ovviamente di Giorgio Serragno, di Alfredo Cazzola. Tu hai appartenuto a un'epoca molto più pionieristica che era la stessa di Gianni. Nel salto dalla pallacanestro pionieristica a quella opulenta dei 10 miliardi di contratto Rai, a cui poi si aggiunge il miliardo di Telemonte Carlo, Gianni ha patito, è rimasto nel suo ruolo, e che tipo di, in fondo lui vede coronato un suo sogno, quello che la pallacanestro si sviluppa e diventa concorrenziale al calcio, no? Anche se questo sogno durerà abbastanza poco in termini proprio temporali. Però vede coronato un suo sogno, ma ci si trovava in questa realtà? Allora, Gianni Corsolini, e insieme con lui all'epoca l'avvocato Corelli, tanto per fare un nome amato, almeno da una sponda della città di Bologna, ma credo anche onorato dall'altra sponda, perché ovviamente è manager dello sport bolognese, italiano, europeo, nella pallacanestro. Gianni Corsolini, nella realtà di fatto, è stato il primo che ha cercato, come dicevo prima, di portare professionalità. Un professionismo era appunto l'era a cui hai partecipato tu, ero già uscito da anni, ma che ho visto dall'esterno, perché appunto, ad esempio, all'epoca lavoravo appunto per il gruppo Gardini, oppure ho gestito alcuni All-Star Game al di fuori, con la mia agenzia. Però lui, Gianni Corsolini, aveva inventato due cose fondamentali. Quelli sono stati il passo che cambiò la pallacanestro fine anni 70. Il primo, il pool degli sponsor. Pochi lo ricordano, però è Gianni Corsolini e insieme con lui i dirigenti dell'epoca, Lievi, come dicevo prima, Porelli, Tedeschi, fecero un accordo per il quale le società avevano ceduto EGA la possibilità di trattare con le fornitrici tipo Lotto, Diadora, per le scarpe, per la bimba, Marte, Palloni, poter trattare per la prima volta con un'entità unica. E questo non è stato da poco. L'altra cosa importante per la quale quelli della pallacanestro dell'epoca ricordano molto bene la sua presidenza è quella del cambio da uno straniero a due stranieri. E la sua intelligenza tattica fu micidiale. Perché? Perché lui nella realtà di fatto all'inizio non era poi così d'accordo come persona, come manager, diceva che non passava uno solo. Però molti altri presidenti, e questo dimostra la sua grande qualità come presidente di Lega, che deve essere il presidente di tutti, e lui vestì i panni per tutti. Trattò il presidente dell'epoca, della FIP, affinché la federazione, che all'epoca era in mano della federazione, sì. E disse benissimo, si passò al doppio straniero, che è stato anche quello epocale. Adesso ce ne sono forse anche un po' troppi, però all'epoca da uno straniero a due stranieri fu un grande cambio della pallacanestro fino agli 70 iniziano a montare. E questo lo dobbiamo a un presidente capace di fare, potrebbe essere di buon insegnamento anche a tutti quelli dei giorni d'oggi. Io credo, Stefano, che noi abbiamo fatto un ritratto, io ero certo che tu lo sapevi fare con lo stile che ti contraddistingue, ma anche con la sintesi e l'efficacia che contraddistingue un giornalista, perché tu nella vita hai fatto il manager da un certo punto in avanti, però ti è rimasto il tesserino in tasca, lo hai conservato gelosamente e sei ancora capace di farlo, e mi ha fatto piacere molto, lo sai, che ci siamo ritrovati, abbiamo fatto anche un pezzo di strada professionale assieme e io ne serbo veramente un eccellente ricordo, e io spero che quando ci sarà l'occasione di rievocare figure che credo e spero rimangano indimenticabili come quella di Gianni, tu ci sia anche per una semplice chiacchierata via Skype come stiamo facendo in questo momento, perché a me, lo sai, fa piacere. E vuole dire che finalmente questo benedetto o maledetto Covid ci sta dando tregua, o quantomeno siamo vaccinati e possiamo finalmente tornare agli studi televisivi
a incontrare gli amici e a parlare con gli appassionati di pallacanestro e di calcio, di sport in generale. E poi passo a recuperare le foto di Alberto Tomba della strada CRB quando vogliamo, perché anche quello per un libro che ho in mente, quelle sono cose preziose, assolutamente. Bene, un abbraccio a Stefano Stagni, un saluto ovviamente a casa a signore e signorine. E ricordate, molto piacere che hai ricordato Gianni Corsolini con questa tua trasmissione, perché se lo merita, come se lo meritano tutti quelli che hanno fatto in maniera che oggi possiamo parlare ancora di loro e di quello sport che tutti amiamo e che in fin dei conti per Gianni Corsolini era la vita. È proprio così. Grazie Stefano, una buona serata davvero. Allora, caro Francesco, io non ti ho coinvolto in questa chiacchierata perché, ripeto, una persona di 87 anni non fa parte della tua vita in qualche misura. Ti posso assicurare che la descrizione che ha fatto Stefano Stagni è stata assolutamente aderente alla realtà. Se tu immagini dov'era la Lega Basket quando Stefano ne era ufficio stampa rispetto al presidente Corsolini, era in un ufficetto veramente molto modesto, ingombro di carte, dietro via Marconi, sostanzialmente via Fontanina. Poi, ripeto, il contratto multimiliardario in lire che Gianni De Micheli strappa al presidente e compagno di partito Enrico Manca della RAI, fa decolare il basket che cambia sede, cambia prospettive, attira proprietari di grandissimo livello. Mi piacerebbe raccontare che De Micheli se ne va, il presidente diventa Giulio Malgara importava caviale e salmone di altissima qualità e Malgara nel capannone milanese dove aveva sede la sua azienda di importazione mi chiedeva di invitare giornalisti per fare attività di pubbliche relazioni e c'erano colleghi anche famosi, cronisti Rai, cioè persone di livello che scambiavano i chicchi di caviale per chicchi di riso. Questo semplicemente per raccontare una cosa che ha a che fare con la pallacanestro, ma anche con l'attitudine di ognuno. Dopodiché torniamo all'attualità, perché ha giocato la nazionale e perché vorremmo rendere merito a un ragazzo che ha giocato in Fortitudo diversi anni, che ha fatto il suo career high, come si dice, 2-3 giorni fa, e l'ha fatto con un'esibizione, con una performance gigantesca. Voglio tornare un attimo all'argomento di prima, ti ho visto molto coinvolto anche emotivamente, quindi mi fa piacere. Sì, assolutamente, è proprio così, perché io l'ho scritto, ho un episodio divertente che indica la persona Corsolini. Ero in vacanza con la famiglia, mia figlia aveva 4-5 anni, quindi stiamo parlando del 93 o del 94. E a Gerba salgo su un autobus di linea che portava a vedere uno zoo, una mostra, non mi ricordo. Alla fermata dopo, era tutta zona dei villaggi turistici di Gerba, salgono due signori vestiti in costume come noi tre, perché era a luglio, era caldo da isola africana. Il signore dà di gomito alla moglie, mi fissa e mi fa: ma per me è quello lì di Bologna. Io lo guardo e faccio: sì, sono di Bologna, ma sei di Bologna anche te? Dico: beh, tu sei Gianni Corsolini, io sono Alberto Bortotti. Ah sì, ma io ti avevo riconosciuto perché avevi un tratto da bolognese. Questo quanto fosse, aperte virgolette, lo dico veramente un grande affetto, un simpaticissimo suonato. Prego Francesco. No, un abbraccio a Luca Corsolini, certo, ovviamente, certo. E ai suoi familiari. Comunque sì, dicevamo che l'Italia ha giocato oggi, ma ha giocato anche ieri, vinto contro Macedonia del Nord 92-84. Il prossimo avversario, sempre degli azzurri di Sacchetti, sarà la Macedonia del Nord domenica alle 13, ma come detto nell'ora di pranzo di oggi l'Italia ha perso contro l'Estonia 101-105, una partita in salita fin da subito, gli azzurri sono stati anche sotto di 20 punti, ma sono comunque riusciti a guantare la partita e a portare ai tempi supplementari grazie a 24 punti di Michele Vitali, all'overtime comunque sono stati decisivi i canestri del pesarese Drell. Ottimo Giampaolo Ricci con 19 punti e 3 assist in 33 minuti, 6 punti a testa invece per Tessitori e Baldasso in campo rispettivamente per 17-14 minuti. Ricordiamo comunque l'Italia è già qualificata di diritto alla manifestazione europea del prossimo anno, Eurobasket 2022, uno per meriti sportivi, due perché ospita la manifestazione, la prima parte sarà al Mediolanum Forum di Milano. Senti, prima di vedere un servizio che non c'entra niente ed era un'iniziativa di Morgantini delle cucine popolari con una serie di protagonisti che mando in onda volentieri, l'ha fatto un amico,
che è Marcello Di Giorgio, ma lo mandiamo in onda semplicemente perché, mettiamola così, c'è un legame col basket, perché Mattia Santori è stato un buon cestista, e è l'unico aggancio in questo momento a quello, oltre all'opera di solidarietà che fanno le cucine popolari, chiaramente. Noi abbiamo giusto il tempo di vedere Cinciarini. Stiamo per vedere i 21 punti negli ultimi 6 minuti, Daniele Cinciarini, l'altra sera sul campo di Scafati. In 27 minuti è stato autore di 40 punti, con un 7 su 10 da 2, un 6 su 9 da 3, un 8 su 8 ai liberi e il buzzer beater, ovviamente fenomenale, che tra qualche istante vedremo, da 8 metri, marcato in tabella per l'88-91 finale. Sto contando, non voglio interromperti. No, ci mancherebbe, adesso guardiamo anche la prova dalla lunetta. E certamente servirà allora Sierra Verna per risollevarsi dopo un momento buio. 9? 35 anni. Ok, pronti al decimo punto di questa esibizione. Siamo a Scafati, vero? Scafati, lo ricordiamo. Esattamente, è in testa anche alla classifica. Scafati, esatto. Dopo ovviamente Forlì. Parlando un attimo di Forlì, è in quarantena fiduciaria, ma ovviamente vi daremo più ulteriori 12. Informazioni la prossima settimana. Questo video l'ho preso dalla Lega Nazionale Pallacanestro, quindi mi piaceva anche raccontare chi è che ha sviluppato questo servizio 13. Per l'ottimo Cinciarini. 13 punti segnati fino a questo momento, sono passati 4 minuti, 16. Un'altra bomba! Gambe piegate. È una prestazione da altri tempi. Sembra un giocatore dell'epoca descritta prima da Stagni di Corsini, perché di americani, non di italiani. 17, andiamo pure col filmato. Possiamo stare sul filmato tranquillamente, molto bene. 18, perché poi manca l'ultimo canestro, che è quello che gli fa vincere la partita. Decisivo, esattamente. Gigantesco, un po' culone, se vogliamo. Eccolo qua. Va di tabella, attenzione. Il centro di Scafati in marcatura stretta. E ha lui, quasi perso la palla, e poi di tabella non dichiarata Cinciarini, esatto, ha segnato 21 e tutti dicono il canestro decisivo. Diciamo che per la famiglia Cinciarini sono momenti d'oro, perché se Andrea vince con Milano, Cinciarini porta al successo proprio verso Ravenna. Un gigantesco Daniele, una grande Ravenna. Ultimo servizio, anche se riguarda poco lo sport, la sigla finale, l'appuntamento a domani sera. Grazie a Francesco Livorti. A domani, grazie a voi. 20:20 in avanti. Serata. C'è il pallone gonfiato live su questo canale dedicato a Sassuolo Bologna. Ciao, grazie regia. Ok, non male. Cari amici, vediamo proprio in diretta come si... Buongiorno! Buongiorno a tutti! Un saluto per i nostri spettatori. Ciao spettatori! Ciao spettatori! Ciao spettatori! Non mi ha detto niente. Vediamo un nuovo futuro per Alessandro Gonzoni. Ah, fratello. Esimio, un nuovo futuro? Siamo al ripieno, eh? Ah, ecco. Allora, c'è sono un po' grosso. Va bene, mangeranno meglio. Quando mangiamo qui. Poi magari lascia leggermente di più spazio, ma non tantissimo. E abbiamo Roberto Morgantini, che è sempre, come sempre, l'artefice di queste manifestazioni. Dacci due battute su questa ripetizione, perché ciclicamente mi sembra che ogni settimana ci siano personaggi che cambiano mestiere. Sì, per 3 settimane Cucine Popolari insieme alla Spesni e alle Sfogline Bolognesi, cosa abbiamo deciso? Di preparare dei pasti, di preparare dei ravioli con all'interno un buon condimento che è fatto abbiamo visto il tartufo, naturalmente, e da distribuire poi agli ospiti delle cucine popolari. Quindi siamo in preparazione di 500 piatti, di 500 pasti che saranno distribuiti domani nelle 3 cucine popolari. Ed è una, come dire, una partecipazione, come dire, allegra, vivace, ma anche sentita, proprio di solidarietà nei confronti delle cucine, ma soprattutto nei confronti degli ospiti. Di fare qualcosa di concreto e di farlo anche in professioni che non sono il massimo. Non tutti sanno tirare la spoglia, non tutti sanno... però ci provano. Ed è questo che è da apprezzare, molto da apprezzare. Oltre ad Alessandro Bergonzoni, che abbiamo appena visto questa mattina, chi è previsto?
Dunque, per questa mattina, vabbè, c'è l'assessore Marco Lombardo. Che ancora non è arrivato. No, no, è arrivato, è mascherato. Ah, non l'ho riconosciuto, adesso lo vado a beccare. Sì, sì. C'è Mattia, la sardina Mattia, che anche lui è un esperto proprio perché ha fatto anche l'alberghiero. Poi c'è l'Irene Enriquez, Italo Zanichelli. Cioè, doveva arrivare anche Nicolic della Virtus, però ha avuto una visita, e vari Bergonzoni, naturalmente, questo è impossibile non vederlo, e si ripeterà giovedì prossimo con altri ospiti. Che ci riserviamo di nominare. Sì, nel pomeriggio arriveranno, perché si fanno due turni, dalle 10 a mezzogiorno e dall'1 alle 3, arriverà anche la Rita Ghedini della Lega delle Cooperative, e poi, sorpresa delle sorprese, un bambino di 5 anni che proverà a tirare la spoglia anche lui. Che si impara un mestiere. Esatto. Bene, grazie e alla prossima. Alla prossima, grazie a voi. Allora, assessore Marco Lombardo, come procede? Andiamo. Assessore, come va? Abbiamo le mani in pasta, ma per giustamente, che è la cosa più importante, che è il motivo per il quale siamo qui oggi. Una volta tanto le mani in pasta, non in politica. Esattamente, o meglio che la politica mette le mani in pasta per qualcosa di buono. Questa è una cosa importante. Alessandro Bergonzoni, Gianni Morandi diceva avrebbe insegnato a sua moglie a fare la spoglia. Succederà la stessa cosa anche per te. Sono sfogliato in questo momento. Non amo stare in cucina, ma oggi è importante farlo per i 500 ravioli di domani. Adesso spero siano di più, perché quanti sono i ravioli per domani? 500 ravioli per domani. 500 porzioni, non ravioli. Un raviolo per uno non fa male a nessuno. Ma speriamo anche qualcuno in più, perché con un raviolo... In questo periodo è importantissimo il lavoro che sta facendo le cucine popolari, perché è fondamentale come stanno aumentando le persone che hanno bisogno di cibo. Noi siamo qui a simboleggiare e a fare un gesto di solidarietà.